Un tavolo interforze per intensificare i controlli nell'area della Maiella, la più colpita dagli ultimi roghi. Lo ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto ieri a Letto Manoppello. Più che triplicati gli incendi nel Pescarese, il servizio è di Alice Cercone. Abbiamo notato sulla base dei dati dei vigili del fuoco che quell'area è stata particolarmente interessata da incendi boschivi, quindi nell'analizzare il fenomeno abbiamo ritenuto in sede di comitato attivare e potenziare i controlli delle forze di polizia su quell'area. Disposto dalla Prefettura di Pescara, uno speciale tavolo interforze dedicato all'area della Maiella, la più colpita dagli ultimi incendi. Questura, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, tutti chiamati a intensificare i controlli sul territorio nella zona in cui, con i roghi degli ultimi 10 giorni, sono andati in fumo 100 ettari. Si attendono gli esiti delle indagini della Procura sull'origine delle fiamme, ma vista la ridotta presenza di abitazioni, difficile pensare a imprudenza o disattenzione come cause prevalenti. La decisione di un'apposita cabina di regia alla riunione di ieri a Letto Manoppello del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Fronte in preoccupante crescita, quello degli incendi, più che triplicati nel Pescarese nell'ultimo anno, 383 nel 2021 gli interventi dei vigili del fuoco nell'intera provincia rispetto ai 120 del 2020 e ai 111 del 2019, con un impatto limitato negli ultimi mesi sul versante del Gran Sasso, gravi invece i danni nell'area della Maiella, su cui si concentra il nuovo piano di controlli. Anche i sindaci avvieranno interventi mirati. C'è già una forte sensibilizzazione su quell'area da parte di tutti, dal Parco Maiella, Regione, sindaci, anche da parte loro avvieranno delle iniziative. Abbiamo già stabilito un'altra data, un altro comitato dove mettere a frutto i risultati di questa attività. Comitato che terremo a Rocca Morice nel mese di novembre.